Che cosa vi ha detto di Giovanni? Qual è la città di Gesù? E Davide, qual è la città di Gesù? Capa? Capano, non Gerusalemme, non Nazareth, avete capito? State attenti, perché c'è scritto lì all'ingresso della città di Capano, che non è una città, è molto più piccola di Grottaminarda, c'è sì o no, c'è la famiglia dei Francescani, che saranno una decina, una ventina lì, poi ci stanno i pellegrini che vanno a migliaia lì, anche il giorno tu trovi mille persone che vanno, vengono con gli autobus, eccetera, almeno a quel tempo, non so, con l'influenza, eccetera. Però di famiglia non c'è nessuno, ci stanno i francescani, basta. Ci stanno quelli che guardano e fanno le cose di giorno e di notte, non ci sta il guardiano, non so se c'è la sua famiglia e basta. È vero, tu sei stato? Chi è stato a Capanno? Solo io e Mariaccio. Non so di voi lì che state. Io sono stato sul posto e vi posso dire che il posto dove il capo della sinagoga abitava, e questa casa qui, come vedete, a 5 metri c'era la casa del pescatore Pietro, dove ci hanno fatto una grossa chiesa, eccetera, adesso. In mezzo c'era la via più importante via dell'Oriente, che era la via che andava dalla Persia in Egitto, quindi là sono passati gli eserciti, è passato tutto. Come a Grottaminarda, la via Appia, qui è passato Annibale, è passato la Vergine Santissima, San Pietro, San Paolo, che sono andati a Roma da Brindisi e compagnia, voi capite? Soprattutto Pietro è venuto da questa parte, invece San Paolo è venuto dal mare, Pozzuoli. Pozzuoli, quindi Napoli, è passato per Napoli. Vedete, state attenti che noi stiamo in mezzo, io il giorno in cui cadde il ponte di Morandi lì di Genova, a quell'ora lì, sapete dove stavo? Il ponte più importante di tutta la Campania. Ponte Rotto, che sta qua a qualche chilometro, mai andata nella mia vita. Dopo 60 anni papà parlava, tutti parlavano su Ponte Rotto, che è il ponte della Via Nuova adesso, che hanno fatto un altro ponte a diversi chilometri lontano, però questo ponte è il ponte di Roma, lì è sopra è passata Erode, lì è sopra è passata la Vergine Santissima, lì sopra è passato San Pietro, perché San Pietro c'è la tradizione che è stato anche in Puglia, San Pietro Mandolini, io sono andato nella chiesetta che là, un terzo di questa pigliate largo così, da quell'angolo lì fino a qua, e questa era tutta la chiesa che ricorda proprio San Pietro Mandolini, che è stato lì, insomma. Antica come il Colosseo, voi capite. Cioè, vi stavo dicendo questo per dirvi che cosa di Cafarno, che questo centurione che stava a Cafarno, avendo sentito poi San Pietro col centurione, forse non così si dava pure il pesce che pescava, sai, il capo della chiesa, come il sindaco, come dire il sindaco con tutti i commercianti di Grottaminarda, stanno così, gli danno, portano cose gratis, il sindaco di Grottaminarda, un centro commerciale, no? E quindi con San Pietro, ecco, avendo sentito di Gesù, guarda Gesù, eccetera, e scopre che Gesù con la parola arriva anche a distanza. L'ultima cosa che vi devo dire è questa, oggi voglio dire che ho scoperto in settimana, l'ultima cosa che ha fatto Gesù sulla terra, qual è stata? L'Eucaristia? No, dopo le sue risposte. No, è risuscitato, poi. Che poi è lo scopo della nostra vita, lo scopo della nostra vita non è il paradiso solo. E vincere la gravità. Bravo! E andare dove? Sulle Dove sta Padre nostro che sei? Nelle stelle, state a te, non dite più nei cieli, perché in cielo non si capisce che sono i cieli. I cieli, ogni cielo è fatto da una stella che poi ha i suoi pianeti, come il cielo nostro è il cielo del sole, della stella sole. Quindi sta Padre nostro che sei nel sole. Avete capito? No, nelle stelle, tu scendi dalle stelle. Sant'Alfonso aveva capito molto più di tutti i teologi. Sant'Alfonso è napoletano, io. Viva Napoli. Voi capite? Eppure si era sbagliato su San Gerardo, che è stato qualche giorno fa. E non so se è vero quello che ha detto Don Alessandro, che San Gerardo morì dal dolore perché una donna l'accusò di aver fatto l'amore con lei, cosa bugia. Poi questo morì anche da questo dispiacere, oltre alle malattie, morì giovane, mi sembra 29 anni,
Morigione, non sapevo, non mi ricordavo questo particolare, se è vero però, che dice che poi questa donna, quando si fece i funerali, dice: ah, è un demonio, ma ingannate, non è vero, eccetera, davanti a tutto. Perché Sant'Afonso pure lo rimproverò, insomma, dice che razza di santa, Santa Dirlo, Santa Dirlo lo chiamavo, quindi chiaramente perché faceva miracoli a non finire, già da vivo, e tutta questa storia qua, quindi morì anche calunniato. Voi capite? Perciò bisogna stare attenti prima di dare un giudizio. Quando Gesù dice non giudicate, non giudicate del giudizio di Dio, non giudicate definitivamente una persona. Tu puoi, devi dare un giudizio, devi dare un giudizio anche su Bergoglio, devi dare un giudizio su una persona, ma non è definitivo. Dovete dire se stanno così le cose, è così, ma se non stanno così, perché che ne sai la verità? La sa solo Dio, voi capite? Del giudizio definitivo, dice Gesù. Tanto è vero che San Paolo deve riprendere la sua comunità, dice: ma come noi giudicheremo gli angeli, giudicheremo i pensieri, cioè state negli angeli, voi pensate chissà che sono, puri spiriti, il pensiero è puro spirito, sì o no? Gli angeli sono i pensieri, l'angelo nostro sono i pensieri buoni che ci vengono da Dio. Incarniamo la cosa, Gesù è incarnato, non è una là, è una qua, oltre che essere là. Allah è qua, voi capite? Viva Allah, viva qua! Il nostro Dio è Allah, è qua! E stavo pensando stanotte di, non so, incominciare ad armarci, perché questi qua li dobbiamo far fuori, sti musulmani. Loro si tratta di guerra santa, oh! Questo non ragionano, quando c'è da ragionare, perché c'è da. Ma ormai la missione di questi qua non si convertono più. Questi ci vogliono uccidere, o ci convertiamo a loro, o ci uccidono, ci facciamo uccidere come la prima volta. Ah no, Gesù, se viene la prossima volta, sterminerà tutti i nemici. È scritto nel Vangelo, l'ha detto. La prima volta hanno fatto così, ma la seconda volta non faranno così. Non si farà uccidere la seconda volta. State attenti, perché sto dicendo una grossa verità, che qua solo i nemici, solo sentite parole, devono fermare. Perciò non conosciamo il vero Gesù, noi non lo conosciamo il vero Gesù. I falsi santi ci hanno portato, falso San Antonio. Ecco quel Carlo, ha detto bene: io non voglio farmi santo come San Francesco, come li hanno presentato, ma voglio essere io santo. Cioè, come è vero San Francesco, forse è vero San Francesco, è lui. Il vero Francesco è lui, non quell'altro Francesco che ha dovuto farlo santo, chissà. Ha dovuto farlo santo. Voi mi capite? Basta, faccio parlare troppo, ti avete parlato voi. Allora, tu dicevi, vieni qua e vedi la cosa. Sarò velocissimo. Il pensiero devi dare, sì. Il pensiero è sul Vangelo, che la prima, C'è la fede. sì, la prima parola su cui si sono posati gli occhi è la febbre. Ah, ecco. Quindi una cosa Cioè, attuale con questa così. virus, pandemia, eccetera, che proprio il Vangelo di oggi ci esorta a trovare la vera guarigione. Il vero antivirus. Ecco, che è Gesù, e non Vaccino, il vero agitarsi vaccino. a destra e a sinistra. Ecco. Perché il centurione probabilmente all'epoca poteva accedere anche a delle cure che semmai il povero Medici, israelita, eccetera, povero, non poteva, perché lo stipendio da Roma lo aveva. Ma in quel momento, probabilmente non ci viene detto nel Vangelo, le cure precedenti non avevano fatto effetto, visto che continuava il servo a star male. E allora che cosa fa? Si spezza da quello che la routine dell'epoca, cioè prendere le medicine che forse erano prescritte, eccetera, e tenta vada la al vero via, medico. mostrando più fede rispetto agli altri. Ma guarda, È quello che come dovremmo ci calza, fare noi. benissimo, questa era come dire di oggi, forse i preti che hanno un po' di sapienza, questo devono dire oggi, io non mi è venuto bene perché sto facendo male. Tu volevi dire qualche cosa sul ciclo in questo Vangelo? No, guarda, non mi prevenire. Non si sente cosa. però, Sì, capito? Cioè, devi stare vicino al microfono, del don. C'entra la borsa. Questa fa parte Ma della cosa che borsa. volevo dire? Dell'omelia, facci vedere Allora, la borsa. siccome non mi viene la borsa, perché allora si
parla della febbre, no, in questo Vangelo, quindi diceva giustamente Fabio, è una cosa attuale perché appunto riguarda un pochino il fatto del virus, e in tutta questa, diciamo, paura, no, mediatica che ci viene comunicata e tutto, io la vivo molto perché la vivo anche a scuola, no, con i colleghi, e ci sono quelli proprio allucinati all'ennesima potenza, cioè di quelli che l'altra volta mi hanno detto, dice, colleghi, ci dobbiamo salvare, salviamoci colleghi, dico perché? Allora, siccome stavano parlando della mascherina, la necessità di mettere la mascherina, dico, oddio, questo mo ti faccio vedere uno un po' che mi aiuta, no? Perché dice salviamoci, nel senso togliamoci questa mascherina. Invece lui esordisce dicendo perché il virus entra dall'orecchio. Allora, quindi tu ti rendi conto che c'è un'atmosfera di paura molto terribile. Il virus entra dall'orecchio, ma è vero però! Aspetta, fammi finire prima la cosa, giusto per sdrammatizzare un po', perché dico, in questa situazione mi piace appunto un po' sdrammatizzare, perché altrimenti insomma sarebbe totalmente la fine, quindi trovare un po' quindi il comico nel tragico. Allora, quando si avvicinano, per esempio, dei colleghi, quelli allucinati, quelli che hanno il camice, quelli con la cosa, cioè, dice, ma tu, a me, no? Dice, ma tu, dice, tu segui le regole che noi abbiamo stabilito, dice, mi raccomando, tu ti lavi le mani, ti fa, guarda, apre la borsa. Che bravo, apro la borsa e dico, senti, io sono una persona seria, mi sono portata in metro per il distanziamento. Che fa devo fare? Mi sono portata in metro per il distanziamento. Anche io dico, Tello, tu mi surda quando stai lontano a me. Allora questo, no, giustamente il collega dice, ma non mi dice, questo è talmente... E lui allucinato non ci ha pensato. Dice, allora, come è possibile che io sono il referente Covid? Io in un metro! Dice, me lo porta questo, no? A te poi faccio così. Aspetta un attimo, mi metto. Sì, va bene, siamo ti saluto, buona giornata. Mi piace ragazzi questa cosa? Vuoi dire qualcosa che il Vangelo ti ha detto non ci sono altri, diciamo, modi per spiegare, penso, questo Vangelo. La parte principale è proprio la fede, che è vero che la fede salva, e poi la salvezza del corpo potrà avvenire, ma sempre con la fede, come in quel caso. Quindi Gesù guarisce da lontano, lui in questo addirittura va oltre di quelli che l'avevano portato vicino, non l'avevano portato appresso, dice va, è sicuro che tu vai, tu fai. Poi lui si è informato, però la fede però razionale è quella volontà che confrontare, verificare, a quell'ora ha parlato Gesù, quindi la parola di Gesù. In quel caso la conversione è stata generale di tutta la famiglia. Quindi la parola di Gesù, diciamo, anche se è di 2000 anni, è attuale, fa miracoli anche oggi. È sempre attuale. Io ne ho visto parecchi miracoli. Che poi questo miracolo rientrerà quando si dovrà portare il corpo di Gesù. Perché il centurione poi avrà una parte importante quando Gesù sarà deposto dalla Chiesa. Ah, sì, sempre il centurione, sì. Consentirà la deposizione, lasciarlo a... E voi sapete che Pilato era di qui a 4 chilometri, che sta zona dove ci troviamo adesso qui, in questa casa, è la proprietà di Pilato, voi sapete? Sì, l'avevate detto un po' fa, però... Proprietà di Pilato, voi capite? Perché abitava qui al Passo. Passo non era un punto importante che stava sulla via Appia, ed ecco perché Pilato è stato mandato laggiù, perché conosceva anche la lingua ebraica, perché gli ebrei stavano qui al Passo, perché era un punto di fermo di questi che andavano tra Roma e l'Oriente, quindi Brindisi significava il mare, un po' di mare, un po' di Durazzo, e quindi
e vedevano loro, sempre loro hanno fatto, loro, gli ebrei hanno fatto, hanno avuto a che fare perché sapevano che loro è la casa di Dio. Come il sole è la casa di Dio, loro sulla terra è la casa di Dio perché è l'eternità. Come pure la pietra è eterna. Loro, lavorato, eccetera, è eterno. La cassa che conteneva come si chiama? L'arca delle alleanze era d'oro. La legge santissima è d'oro, casa d'oro. Noi diciamo nel suo etico, casa d'oro. Anche i colori dell'oro. Quindi altro che il legno, quello, quell'altro. Volevi dire qualcosa, Alessia? Dicoci qualche cosa, una tua riflessione sul Vangelo. Non mi viene niente, no, hanno già ti verrà, vieni qua che ti detto. viene. No, Ah, tu c'hai ancora la TV Panico. Io mi ricordo quando fece la mia prima trasmissione a Grotta Mia, Telegrottaminata, parlai della TV Panico. E tu, no, anche io non ho nulla da Rossana, vuoi dire qualche cosa, qualche pensierino che ti è venuto, vuoi dirlo? No, tu Raffaele? Tu? Davide, Dio, cosa no. non dire proprio niente da te. Qual è la città di Gesù? Cafarno, lo sai. E tu? Sta attento, c'è la televisione, non so se voi potete andare in televisione, non potete andare in televisione. Vabbè, siamo quindi. Vabbè, interessante quello che diceva Fabio anche all'incerto, il fatto della febbre e anche della fede. Sì, questi sono i punti cardine del Vangelo di oggi. Si è lodato Gesù Cristo. Ma ci siamo lodato. Credo.